fantastico il feeling sul podio qua è veramente speciale. Secondo me vale la pena correre tutto l'anno per essere sul podio del Mugello, è vero. È stata una gara difficilissima, una delle più difficili che mi ricordo ultimamente, perché abbiamo dovuto correre con la gomma hard davanti. È stata dura perché la moto, cioè, si voleva chiudere tutte le curve ogni volta che toccavo il gas, sia a sinistra che a destra. E quindi è stata cruciale la pole di ieri perché sono riuscito a partire con ordine lì. E c'è stato un momento della gara che ho sofferto tanto. Però alla fine avevo una piccola speranza perché il gruppo che era con me aveva tutti le soft. Allora ho detto magari alla fine gli va un po' giù e posso provare per il podio. Però per battere Iannone negli ultimi giri ho dovuto pensare a tutti gli sforzi che ho fatto questa settimana per salire sul podio e ho detto adesso non mi faccio fregare. Quando davanti non c'è grip bisogna entrare in curva più piano, purtroppo, e quindi tu vai a toccare il gas che vai più piano e sei ancora molto piegato e quindi dietro parte. Ah, ecco, devi spalancare di Quindi più da un diciamo certo che lo spazio. slide che abbiamo in accelerazione, tipo la San Donato, è figlio della meno velocità di percorrenza per la gomma davanti. Secondo me abbiamo fatto uno step come guidabilità della moto, siamo veloci, anche per esempio Barcellona, Maverick ha fatto il primo tempo, ma siamo veloci nell'hot lap, quando le gomme c'è molto grip. Per noi la gara è un problema, infatti ieri ero sincero che per noi il massimo poteva essere un podio perché soffriamo troppo, però va bene così. E adesso ci devono aiutare perché sappiamo dove sono i problemi e abbiamo bisogno di un aiuto dai nostri amici giapponesi. Questo è Secondo il molto bello. campionato sono contento perché dai, comunque non è, no, è una situazione tecnica un po' difficile, quindi penso di aver fatto un bel lavoro fino a qua.